Intervista all'artista Luca Martignani. Sigla. Benvenuti a tutti sul mio canale Pensieri Armonici. Oggi per la rubrica Intervista all'artista abbiamo ospite Luca Martignani, un artista davvero suggestivo per la sua unicità che io definirei ermetica. È un artista con il quale è sempre un piacere dialogare o chattare, perché già nel suo linguaggio, nei modi, nello stile si respira il profumo della sua arte. Possiamo vedere qualche opera in sovraimpressione. È chiaramente un artista informale, un artista che riesce a destrutturare il presente con queste macchie cromatiche che sono praticamente metafora, di quelle che sono le situazioni del vivere. È come se egli prendesse l'intero alfabeto e lo snocciolasse sui vari supporti alla rinfusa, dando a chi osserva l'onere di ricomporre il presente. Questo è un modo molto raffinato di affermare una certa contrarietà rispetto alle cose, ma non una contrarietà di chi è contro a prescindere o una contrarietà che si rifà a un'ideologia, ma è un modo che Luca Martignani ha di dire: viviamo in un mondo, viviamo questo tempo, viviamo in questa società e accadono certe cose. Ricomponiamole, prendiamo i vari singoli elementi e ricomponiamo in maniera differente il futuro. Questo che cosa comporta? Comporta il fatto che le persone si mettano in gioco, cosa che oggi è veramente molto difficile. Ma in realtà, se noi ci pensiamo, è sempre stato così. La storia non la fa certamente la persona più ricca o la persona più famosa del mondo, la fanno i coraggiosi, ma i coraggiosi di fare che cosa? Di prendere i vari elementi del proprio tempo, della propria società e di andarli a ricomporli in maniera differente. E tutto ciò comporta spesso il fatto di essere isolati, di essere contro qualcuno, di essere contro ciò che viene definito anche legale spesso, no? Se noi pensiamo, facciamo un esempio. I carabinieri, un corpo che gode di fama e anche di grande simpatia nei confronti della popolazione italiana. Eppure noi stiamo parlando di un corpo che sarebbe stato bandito e giudicato criminale se avessero vinto la Seconda Guerra Mondiale le potenze dell'asse. Quindi sarebbero stati dichiarati disertori dal governo fascista. Quindi ecco, vediamo come le dinamiche del vivere cambiano a seconda dei punti di vista. Questo ci dice Luca Martignani. Ora, Luca Martignani non fa certamente la storia, il mio era un semplice esempio per cercare di semplificare il concetto. Ma Luca Martignani, con questa destrutturazione sia materica sia di colore, guardate spesso i contrasti che utilizza, il bianco e il nero, o i colori accesi su uno sfondo più sfumato. E questo è proprio il modo che ha di fare arte Luca Martignani. Ora io non voglio dire molto di più, perché con Luca Martignani faremo un gioco quest'anno di, come accennavo all'inizio, di svelarsi poco a poco. Questo artista io lo svelerò in maniera molto lenta, molto piacevole, attraverso anche de degli articoli più avanti, sia sul mio sito sia sui suoi siti e i vari profili social di entrambi. Ora io ho la fortuna di poterlo intervistare e comincerei questa intervista. Perciò, ciao Luca! Ciao Pasquale, ben trovato, grazie. Partirei subito con una prima domanda e ti chiedo, ti ho presentato come artista ermetico, un artista molto particolare, e quindi ora ho messo anche un po' di curiosità, ma che cos'è per te arte? Una bella domanda subito. Arte è un concetto estremamente astratto, ma nel senso pratico, credo sia un allineamento che ognuno di noi cerca nella propria vita tra ciò che gli piace e ciò che in realtà riesce
riesce a fare quotidianamente. E come vive Luca Martignani, artista, la situazione che stiamo vivendo? La vivo non facendo l'artista, sostanzialmente. E mi occupo di comunicazione e mi sono inventato un modo forse vecchio di fare arte, ovvero faccio l'artista alla corte degli imprenditori. Tu hai già avuto un percorso anni fa all'interno del mondo artistico e poi ti sei allontanato per mille motivi che non stiamo qua a spiegare. E ora hai ripreso questo cammino in un momento appunto molto particolare e ti chiedo: che cosa pensi del mondo dell'arte del futuro? Cosa pensi che sarà il mondo dell'arte in futuro? Beh, spero che sia incasinato come quello di oggi e che ci siano poche certezze e soprattutto che gli artisti continuino a fare molta fatica a campare del proprio mestiere. Questa sarebbe una condizione sufficiente per pensare al mondo dell'arte in un'accezione positiva. Ora una domanda un po' cattivella, che ho visto qualche artista a cui l'ho posta mette un po' di ansia. Dove ti vedi tra 10 o 20 anni? Faccio già sufficiente fatica a pensarmi domani o la settimana prossima, quindi è uno sforzo che assolutamente non voglio fare. E spero di riuscire ancora a tenere un pennello in mano e a fare un paio di foto. Ora, Luca Martignani, abbiamo visto artista informale, artista fortemente ancorato al proprio tempo, ma c'è un artista nella storia che ti ispira o che comunque ti dà forti emozioni per andare avanti, per ispirare la tua arte? Ah, sicuramente tantissimi, ma credo due su tutti. Per motivi diversi, Andrea Mantegna e Piero Manzoni. Ora ti faccio una domanda un pochino più impegnata. Se tu avessi l'opportunità di consigliare umilmente il ministro dei beni culturali su come avviare al meglio una ripresa del mondo dello spettacolo, del mondo dell'arte, della cultura in genere, perché sappiamo che dai teatri alle gallerie, passando ai musei, tutti stanno vivendo il momento in maniera drammatica. Le chiusure sono ormai da circa un anno e del mondo, diciamo, dell'arte e della cultura si salva soltanto chi riesce a lavorare in televisione. Ecco, tu che cosa, se hai una ricetta, se hai un pensiero, che cosa consiglieresti al ministro? Gli consiglierei di non occuparsene. Sarebbe la soluzione migliore per non avere una commistione, non dico solo politica, forse anche concettuale, su un tema che deve restare il più possibile libero. L'arte è qualcosa che non può essere né strumentalizzata né imbrigliata, è un concetto, come ti dicevo all'inizio, e credo sia deleterio pensarlo come ad una scatola o come ad un paradigma perfetto che possa essere gestito dall'esterno. Luca Martignani, che cosa vorrebbe che restasse del proprio messaggio artistico di qui a 100 anni? Ammesso che tu voglia che resti qualcosa. Spero della mia arte nessuno, del mio essere artista solo il fatto che mi sono divertito. Oggi sto lavorando su 3 cose alle quali pensavo da parecchio tempo e finalmente sono riuscito a metterle in pista. Ovviamente top secret, però ti posso dare 3 spunti. Sto lavorando a 3 progetti ai quali mi dedico da parecchio tempo e ti posso dire che uno è trasparente, uno è postale e uno è legato alle affissioni. Quindi quando girate per la strada tenete gli occhi aperti perché potreste vedermi appeso da qualche parte. Se tu avessi l'opportunità di collaborare con un artista di un'altra disciplina, un cantante, un attore, un ballerino, con chi ti piacerebbe duettare o comunque collaborare e perché?
Credo che l'artista sia tale e sappia dare il meglio di sé proprio quando vive una certa solitudine, anche proprio in senso creativo. E tuttavia ci sono un sacco di artisti che mi piacciono molto, forse uno su tutti, ma per la tipologia di attività che svolge, è Miyazaki. È un cartoonista, un regista e sceneggiatore giapponese, creatore di molte anime che noi occidentali abbiamo amato negli anni. Abbiamo finito, Luca. Ora io innanzitutto ti ringrazio per essere stato con me. Grazie a te, Pasquale. A presto. Grazie ancora. E noi ci vediamo alla prossima.